Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Non Aprite Questo Blog. Oggi sono qua per fare l'unboxing di questo film DVD, Sangue Misto, e parlarvi anche del film, fare una recensione perché l'ho visto. Prima di tutto, cerchiamo di non romperlo. Ah no, scusate, prima di tutto, sigla. Andiamo sulle tendenze di YouTube. Allora, fanno tutti la canzone col ritmo per l'estate, vediamo se anche Jake là fuori ha fatto. Hai gli occhi più verdi della stessa miglia. Girati e guarda me. Basta, fine. Mamma mia, ragazzi. Devono tutti fare la canzoncina dell'estate. Ormai siamo schiavi di quello che è il mercato, cioè. Ma lo stesso su YouTube, cioè, tu devi prendere un film e dire che è una merda, che poi ti devi inventare degli aggettivi tipo è una scoreggia, non lo so, cioè, vabbè, guarda. Comunque, andiamo ad aprire perché che cosa fa di figo Home Movies che ha prodotto questo film? In edizione speciale l'ho avuto, quindi sono stato anche fortunato. Seguiteli Home Movies perché dei film fanno, mi sembra quasi sempre, un'edizione speciale solo per i primi tot che la comprano. Che bello. Poi ci sono queste illustrazioni fighissime. Magari poi nei credits vi dico di chi sono, perché adesso non lo so. Tiriamo fuori il film. Voilà. Un po' di riflesso. Ok, lo metto così che si vede. Bellissimo. Unboxing. Dentro c'è una fantastica lettera firmata Davide Scovazzo. Il mostro che vi sta per esplodere le mani è assoluto. Oh, vabbè, questa è una, insomma, una presentazione di chi è Davide Scovazzo, che è un po' diciamo, il trascinatore di quest'opera, nel senso che parte tutto da lui. Allora, in questo film qua ci sono 8 registi per 8 cortometraggi girati in 8 città per 8 etnie. Cosa si intende per etnie? Ci arriviamo dopo. Intanto vi dico chi sono. L'ordine misto: Isabella Nosella, Raffaele Picchio, Paolo De Fiolla, Davide Scovazzo, Lorenzo Lepori, Edo Tagliavini, Chiara Natalini. Allora, io avevo visto il trailer tanto tempo fa, cioè tanto tempo fa, qualche mese fa, un anno fa, non mi ricordo. Forse il film era ancora in fase di, insomma, stava nascendo, stava finendo, non lo so. E c'erano questi arabi che rapivano un tizio, sta registrando, rapivano un tizio e lo portavano in un posto, insomma, per trucidarlo. Ed era molto bello perché si capiva l'ironia con cui gli arabi erano stati rappresentati, no? Erano sudici. Uno aveva tipo anche un brutto porro sul naso, come se l'italiano avesse i porri, no? Però appunto, cioè, questo mi aveva fatto capire che dietro al film c'era un gioco legato al fatto insomma, rappresentare la paura per lo straniero come una paura horror, cioè come un tema per un film horror. Lo straniero diventa il mostro, e nel caso dei musulmani diventano dei pazzi assassini, cinesi, insomma ci sono cortometraggi su tutte queste etnie qua, ma non solo, anche su realtà sociali difficili che sono legate al mondo dell'immigrazione degli stranieri, come ad esempio c'è un cortometraggio sui trans, c'è un cortometraggio sui cinesi. Ristoranti cinesi, insomma, non vi voglio anticipare niente, voglio fare una. Non voglio entrare nel particolare perché ve lo dovete vedere. Ragazzi, l'idea è fantastica. L'idea è fantastica, è stupenda. L'idea è stupenda perché poi oltretutto capita in un momento storico particolarissimo, dove insomma c'è quest'odio verso gli stranieri e c'è questa paura degli stranieri. Non solo per la paura che quella che ti inculcano certi politici, tipo, ah, vengono, vi stuprano, vi uccidono, vi fanno, vi disfano, o certi giornali, ma anche la paura che quello che si ha cambi, no? La paura, tipica paura del cambiamento. Spesso sento dire, ah, ma gli stranieri devono integrarsi.
In che senso? Se io andassi a vivere, che ne so, in un paese arabo, no? Dove sono tutti vestiti con delle tuniche, dovrei mettermi anch'io una tunica? Cioè, è questo che stiamo dicendo? O no, voi rimanete come cavolo siete? Se andate in vacanza là, o andate a vivere là, o andate a lavorare là, che sia l'Arabia, che sia la Cina, non è che se io vado in Cina, cosa devo fare? Iniziare a fumare e a scommettere? Non lo so. Che poi uno dica, ah, ma vengono e cambiano le nostre regole, il nostro modo di vivere, ma come fanno a cambiarlo? Se loro si mangiano le loro cose e noi continuiamo a mangiarci le nostre, com'è che cambiano? Come fanno a cambiare il nostro modo? Comunque, questo era un po' per entrare nel discorso della paura dello straniero, no? Poi, diciamocelo, è normale che un adulto che viene qua, che sia un rifugiato, che sia una persona laureata, che sia una persona, insomma, non acculturata, che sia un criminale, che sia una persona onesta, chiunque sia straniero che viene qua, adulto, è normale che non cambi lui e che non si integri. Viene qua e vive. Vive e basta. Come l'unica cosa che deve fare è vivere e rispettare le leggi. Non le rispetta, allora va in galera. Ma questo succede anche agli italiani. Ma da quando in qua gli italiani rispettano le regole? Cioè, sinceramente, non mi sembra che gli italiani rispettino le regole, no? Non pagano non pagano le tasse. Non lo so, cioè, io ne conosco tanti che rubano. Mi sembrano un po' discorsi del cazzo. E questo film qua è un film che ha più o meno la stessa idea. Cioè, si sta creando questa paura dello straniero e quindi i cinesi ci danno da mangiare il cane. I musulmani sono pazzi che ci vorrebbero sgozzare tutti. È un po' come nella storia infinita, no? Tutti i vostri sogni hanno creato un mondo di fantasia. Ecco, tutte le vostre paure e le vostre fantasie sugli stranieri hanno creato il magico mondo di sangue misto. Bello anche il titolo, sangue misto, perché il sangue, volenti o nolenti, si smischierà con il loro, piano piano. Che vogliate, che vi mettiate lì con un fucile o no? I film sono, allora, per la mia filosofia del sostenere sempre i film indipendenti che abbiano un minimo di valore, parto da questo presupposto. Il film, ci sono diversi cortometraggi, cioè ogni cortometraggio ha uno stile ed un livello di preparazione sia del regista che degli altri componenti, tipo gli attori, eccetera, eccetera. C'è chi è stato più bravo, c'è chi è stato meno bravo, insomma non è una gara, è un film. Però comunque, chiaramente all'occhio dello spettatore, questo è il primo pensiero che fa, come quando guardi il film ABC of the Dead, quello di Midnight Factory, con tantissimi cortometraggi, anche lì ti viene a dire, ah, questo era bello, ah no, questo non era bello, ah, questo era, cioè, normale. Diciamo che la cosa intelligente di questo film è che comunque inizia con dei bei cortometraggi e finisce con un bel cortometraggio. È importante mantenere una certa soglia di attenzione quando si compone un'antologia. Poteva durare meno, metterci meno film, alcuni film forse non andavano messi perché sono un po' meno belle, ma anche no, va bene così. Per me il film raggiunge la sufficienza a livello di intrattenimento e tecnica, soprattutto per i mezzi che hanno avuto. Invece gli do un 7,5, 8, insomma, quello che volete, insomma, per dire che è veramente sopra la media, l'originalità del tema, l'originalità dell'intero progetto, cioè, cioè è proprio bella l'idea, quindi vi consiglio di acquistarlo da Home Movies perché è una chicca. Per me è una chicca. Anzi, ci sono un paio di cortometraggi qua dentro, come è accaduto per Babadook, che hanno fatto prima lo short horror e poi hanno fatto il film. Ecco, mi piacerebbe personalmente che alcuni di questi un paio di questi cortometraggi avessero, diciamo, un'evoluzione a film. In particolar modo quello sugli arabi di Davide Scovazzo e anche quello sui trans di Chiara Natalini. Sono quelli che secondo me potenzialmente si può fare un film su quella storia lì, perché ci sono delle idee originali dietro, sono quelli un pochino che a me sono piaciuti di più. Poi ci sono anche altre
forti e interessanti. Quindi questo qua è la mia recensione del film. Ho parlato tanto di politica, no, ho parlato anche del film. Non scrivete commenti contro gli stranieri troppo pesanti qua sotto, perché io sono di origini estere e quindi potrei incazzarmi molto. No, scherzo. Scrivetemi anche degli insulti. Io sono continuamente alla ricerca di hater, ma stai zitto! Evidentemente sono troppo simpatico, bello, non lo so. Allora, guardate Sangue Misto, guardatevi Sangue Misto e poi venite a scrivere nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto, quali cortometraggi sono migliori, non spoilerate, mettete dislike se... Scusate, devo ammazzare il gatto. Iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video.